Presidente Monti, oggi la Commissione Sanità ha approvato il piano regionale di sviluppo che è articolato in due parti, la parte più sanitaria e quella che riguarda più le politiche sociali. In sostanza, i cardini. Beh, oggi è un giorno importante perché abbiamo votato quello che sarà la linea di indirizzo e guida per i prossimi 5 anni di legislatura con il presidente Fontana e sono tanti gli elementi di continuità ma di innovazione all'interno delle politiche di linea guida sia in ambito sanitario che sociale. Certamente aiutare chi è più fragile, più debole, più in difficoltà e lo faremo con misure concrete e con misure attive proprio per andare da chi innanzitutto soffre maggiormente. Parlo dei disabili. Proprio da loro abbiamo previsto e abbiamo ragionato anche qui in commissione, portando avanti anche degli emendamenti dell'opposizione. Questo per dire che la sanità e le politiche sociali sono di tutti, senza colori, in modo indifferente. Le buone idee vengono prese e approvate, come abbiamo fatto nella commissione che presiedo. E proprio dai disabili, le persone con maggiore fragilità, attiveremo delle misure molto concrete di azione nei loro confronti. E poi la riforma sanitaria. Parlo del tema invece più relativo alla sanità. Alla presa in carico della cronicità, cioè delle persone che hanno delle patologie più avanzate con gradi crescenti di importanza e serietà e che oggi, gestiti con il modello passato sanitario regionale, non riescono a essere curati nel migliore modo possibile. E oltretutto assorbono più risorse economiche di quelle che realmente assorbirebbero con quello che sarà l'attuazione della riforma. Questo ovviamente sarà un lavoro enorme da fare, rivoluzionario, la prima regione in Italia, una delle prime in Europa e nel mondo, che mette al centro il paziente, cioè il cittadino, e cerca di curarlo meglio. Quindi un PRS discusso in modo molto cooperativo tra tutte le forze politiche e che ci porta ad andare avanti e darlo in mano giustamente al Consiglio regionale, al Parlamento dei Lombardi, che sono certo lo approverà e porterà avanti queste linee guida.